Il tessuto osseo rappresenta appunto un tipo di tessuto connettivo molto molto appunto specializzato e allo stesso tempo diciamo che presenta una matrice extracellulare mineralizzata ovviamente ed è organizzato in strutture che appunto vengono chiamate ossa. Ossa che rappresentano quella che è la parte passiva dell'apparato locomotore e per questo motivo sono leggere. In più, lo scheletro costituisce l'impalcatura interna del nostro corpo, protegge i visceri da inserzione a muscoli e anche a tendini, accoglie il midollo osseo nelle sue cavità e va a regolare anche quella che è l'omeostasi del calcio. E come erroneamente si può pensare, non è un tessuto statico il tessuto osseo, bensì è un tessuto dinamico, perché subisce un continuo e asincrono rinnovamento strutturale che viene appunto chiamato rimodellamento osseo. O anche turnover osseo che prevede la rimozione di tessuto osseo danneggiato vecchio che va sotto il nome di riassorbimento e la sostituzione di questo mediante diciamo la deposizione di una nuova matrice ossea e quindi una posizione ossea, cioè una neoformazione. Quindi c'è l'azione delle osteoclasti che riassorbono e l'azione delle osteoblasti che appongono nuovo osso e si crea appunto questa bilancia, questo turnover osseo, questa omeostasi che in individui normali e sani è bilanciata perfettamente, però nel momento in cui un processo prevale sull'altro si vengono ovviamente a verificare delle patologie. Infatti, se prevale il riassorbimento si parlerà di osteopenia oppure osteoporosi, a seconda della gravità, l'osteoporosi ovviamente è più grave. Se prevale invece la deposizione rispetto al riassorbimento si parlerà invece di osteopetrosi o malattia dell'osso di marmo. La matrice organica dell'osso presenta un collagene di tipo 1 immerso in una matrice amorfa PAS positiva per la presenza di glicoproteine specifiche, tra cui l'osteonectina, che è un elemento di nucleazione dei cristalli, la fosfatasi alcalina, che è un enzima che mette a disposizione gli ioni fosfato, la fibronectina, che si lega al collagene, le sialoproteine con residui di acido sialico e poi proteine con acido gamma carbossiglutammico che vengono secrete durante la mineralizzazione e svolgono il compito di agevolare il processo di fissazione del calcio al collagene perché legando il calcio e avendo la possibilità di interagire con il collagene fungono da vero e proprio collante con un effetto positivo. E tra queste in particolar modo ricordiamo proprio l'osteocalcina. Tra i proteoglicani abbiamo l'acido ialuronico e il versicano. Quindi per il 95% abbiamo un collagene 1 distribuito a doppia elica rispetto all'asse dell'osteone. Per il 5% avremo proteoglicani e glicoproteine, cioè proteine non collageniche. La matrice organica è quella responsabile della resistenza a trazione e a flessione dell'osso. Per quanto riguarda invece la matrice inorganica, quest'ultima presenta dei cristalli di idrossiapatite, cioè degli ioni citrato e bicarbonato, e conferisce rigidità e durezza. L'idrossiapatite è secreta dall'osteoblasta, il quale in questa fase è polarizzato perché ha delle vescicole con dei cristalli di fosfato di calcio, fosfatasi alcalina, TPasi, pirofosfatasi, che vanno appunto ad idrossilare il fosfato. Una volta che le vescicole sono deposte, gli osteoblasti possono diventare osteociti, lining cells o addirittura andare in apoptosi. Il calcio si deposita negli spazi testa-coda delle microfibrille di collagene, inoltre possiamo distinguere vari tipi di tessuto osseo, cioè quello compatto, cioè privo di cavità macroscopicamente visibili, e quello spugnoso con delle trabecole diversamente orientate a delimitare le cavità midollari. Poi ci sono appunto le ossa lunghe, piatte e brevi o corte, delle quali non spiegheremo la differenza ma le citiamo solamente, altrimenti entriamo più in aspetti di anatomia, ma noi stiamo parlando qui in questo caso di istologia. E poi il tessuto osseo può essere non lamellare o lamellare. Per quanto riguarda il tessuto osseo non lamellare a fibre intrecciate, è caratterizzato dall'avere delle grosse fibre collagene che si intrecciano in ogni direzione. Osteociti in lacune negli interstizi del collagene e lamine attorno ad un canale occupato da un vaso, il cosiddetto canale di Ewers.
L'insieme delle lamine forma l'osteone primitivo. Questo tipo di osso è il primo ad essere deposto durante lo sviluppo fisiologico o anche nella riparazione delle fratture e viene riassorbito e sostituito poi da osso lamellare, tranne che a carico delle inserzioni tendine e anche ligamentose. Per quanto riguarda invece il tessuto osseo lamellare, costituisce la quasi totalità di osso compatto e spugnoso, presenta collagene e osteociti sovrapposti appunto in degli strati specifici che prendono il nome di lamelle, che possono variare da 8 a 20 e sono disposte attorno ad un canale che accoglie un vaso, cioè il canale di Ahvers, e l'insieme delle lamelle attorno al canale va a formare l'osteone, che è l'unità trofica e funzionale autonoma. Siccome, come abbiamo detto prima, l'osso comunque rappresenta un vero e proprio tessuto dinamico, gli osteoni vengono continuamente riassorbiti e formati e di conseguenza gli spazi fra gli osteoni contigui sono occupati da porzioni di precedenti osteoni che prendono il nome di sistemi interstiziali. I limiti degli osteoni e dei sistemi interstiziali sono evidenziati da lamine che vengono chiamate linee cementanti. Nell'osso compatto i vasi decorrono nello spessore formando i canali di Volkmann e poi anche di Ahvers. Il periosteo non è altro che una guaina o membrana di tessuto connettivo denso che riveste totalmente le ossa, tranne che nei legamenti di tendine e nelle cartilagini. Il testosterone in età adulta continua a stimolare la crescita del periosteo, che si compone di uno strato esterno di connettivo fibroso povero di cellule ricco di vasi, è uno profondo detto cambiale che è appunto vascolarizzato con fibre elastiche e cellule come fibroblasti, macrofagi e condroclasti. Quindi clinicamente poi, come approccio e riscontro pratico clinico, possiamo dire che l'osso non è né vascolarizzato né innervato. Quello che è vascolarizzato e innervato praticamente è il periosteo, questo soprattutto a livello odontoiatrico sostanzialmente. È chiaro che poi all'interno dell'osso ci sono i canali di Ahvers e di Volkmann, però come concetto generale questo è un concetto molto importante. L'endosteo invece non è una membrana, ma è una porzione presente a ridosso del canale di Ahvers, dove sono presenti le lining cells. Il periosteo e l'endosteo hanno delle potenzialità osteogeniche. Per esempio le fibre di Sharpey del ligamento parodontale del dente fanno aderire il periosteo all'osso e le ritroviamo infatti a livello proprio della radice del dente, dove penetrano da un lato nel cemento e dall'altro nell'osso, assicurando, diciamo, in un certo qual modo la stabilità del dente, ma non la sua fissità, nel senso che comunque il ligamento parodontale, come diciamo molti sanno già, non è un'articolazione fissa, diciamo, cioè il dente non è un'anchilosi, non è un'articolazione fissa all'interno dell'osso, ma è una confusi, cioè permette dei microspostamenti, il dente subisce dei microspostamenti. Per quanto riguarda le proprietà meccaniche dell'osso, le linee di forza applicate guidano la disposizione delle trabecole ossee. Infatti si tratta di una risposta del tessuto osseo ad una linea di forza meccanica, quindi le trabecole ossee seguono l'andamento del carico osseo e questa non è altro che una delle prime leggi, diciamo, applicate di biomeccanica, le cosiddette leggi di Wolff, che pure sono state applicate in campi medici come l'ortopedia o anche per esempio l'odontoiatria, in particolare l'implantologia. Lo spessore dell'osso trabecolare è influenzato, diciamo, dalla leptina e dal carico meccanico. Per esempio l'osso trabecolare degli astronauti varia di spessore, perché addirittura nello spazio, non essendoci la forza di gravità, si arriva a perdere anche il 20% di massa ossea. Le cellule del tessuto osseo sono fondamentalmente di quattro tipi. Abbiamo le cellule osteoprogenitrici e gli osteoblasti, poi ci sono gli osteoclasti e poi ci sono anche gli osteociti. Per quanto riguarda appunto gli osteoblasti, originano dalla cellula mesenchimale che si differenzia in preosteoblasta, che prolifera attivamente e diventa osteoblasta. Perché ovviamente la cellula mesenchimale differenzi in osteoblasta, sono necessari dei fattori di accoppiamento che si attivano a seguito di stimoli o di traumi, i cosiddetti coupling factors, che sono intrappolati nella matrice ossea, come il BMPS, il TGF-beta-1, l'FGF, che intervengono proprio nella differenziazione di quelle che sono le cellule staminali. Perché la cellula mesenchimale quindi differenzi in osteoblasta, sono anche necessarie le proteine WNT e affinché le proteine WNT a loro volta vengano sintetizzate sono necessari dei geni specifici e ovviamente molto importante in questo senso è appunto per esempio il gene OSX, che è il gene master per l'osteoblastogenesi,
oppure anche l'AP1 o il RANX 2 e così via. Per quanto riguarda gli osteociti, sono osteoblasti che al termine della loro fase secretiva sono rimasti inclusi nella matrice mineralizzata e ovviamente sono fondamentali per la comunicazione fra osteociti adiacenti. E per il contatto tra gli osteociti e le cellule presenti sulla superficie ossea sono fondamentali le gap junction, importanti per la diffusione dello stimolo meccanico che tramite proprio queste giunzioni passa da una cellula stimolata ad una cellula non stimolata. L'osteocita, una volta circondato dalla matrice, emette dei prolungamenti localizzabili nell'osteoide per creare il cosiddetto sincizio funzionale. Le gap junction sono costituite da una connessina 43. L'osteocita possiede un ciglio primario che manca della coppia centrale dei microtubuli e delle MAP e quindi è immobile. Si muove con l'onda di liquido che si genera a seguito dello stimolo meccanico, fungendo come un vero e proprio meccanosensore. L'insieme di questi canalicoli prende il nome di sistema canalicolare, che ha una funzione trofica perché fa ricevere agli osteociti i metaboliti che provengono dal sangue e una funzione anche di trasduzione dello stimolo meccanico con deformazione del tessuto, deformazione della membrana cellulare e poi meccanotrasduzione, in cui gli stimoli meccanici vengono convertiti in segnali intracellulari che andranno ad influenzare il rimodellamento osseo, aumentando i livelli di osteoprotegerina, riducendo i livelli di ranchelle e di sclerostina e aumentando i livelli della proteina WNT, con un bilancio netto a favore della formazione ossea. E quindi il liquido canalicolare viene perturbato e questo permetterà la fuoriuscita dalla cellula di una prima molecola, cioè la prostaglandina E2, che agisce in maniera autocrina aumentando l'osteoprotegerina, riducendo il ranchelle, e quindi l'osso in questo modo viene ad essere protetto. Però se il sistema canalicolare subisce dei microdaneggiamenti, che vengono appunto anche chiamati come microcracks, per traumi, invecchiamenti, patologie, l'osteocita muore perché non è raggiunto dei nutrienti. E quindi normalmente ranchelle è prodotto dall'osteoblasta, ma quando l'osteocita si trova in presenza di microcracks produrrà a seguito dello stimolo meccanico il ranchelle. E quindi l'osteocita è una cellula in grado di rimodellare la lacuna osteocitaria mediante il DMP1, che va a rimodellare le lacune e anche i canalicoli, e le metalloproteinasi, che impediscono l'eccessivo accumulo di matrice minerale. Inoltre l'osteocita va a produrre la sclerostina, che è una proteina molto importante che è stata scoperta nel 2005 ed è codificata da un gene specifico. Se il gene che codifica per la sclerostina è mutato, questo causerà la sclerostosi e il morbo di Van Buchem, che sono delle patologie con fenotipo molto simile, in quanto appunto caratterizzate da un'osteosclerosi e quindi un aumento di spessore, compattezza e durezza delle ossa, che tuttavia diventano più fragili come risultato diciamo di un'eccessiva ossificazione, e quindi clinicamente questi soggetti avranno proprio un'eccessiva crescita mascellare e mandibolare, quindi una distorsione vera e propria dei lineamenti, un'aumentata pressione intracranica e un intrappolamento dei nervi cranici con perdita dell'udito, dell'olfatto e così via. Quindi è molto importante conoscere questa sclerostina, ovviamente. Inoltre, un altro aspetto molto importante, la sclerostina va a interferire con la via del segnale WNT beta catenina, che è un segnale, un pathway, una cascata importante per l'osteoblastogenesi. Al momento, comunque, esistono degli inibitori del sistema WNT beta catenina che sono dei target farmacologici molto importanti per diverse terapie. Ovviamente la sclerostina può essere inibita dal paratormone, dal carico meccanico, da alcuni tipi di citochine e così via. La sclerostina è stato visto che viene prodotta anche a carico dei cementociti, quindi delle cellule della radice del dente, ma non è ancora ben chiaro la sua mancanza a livello del parodonto che cosa provocherebbe. È stato visto che si riduce lo spazio parodontale, aumenta il cemento, ma non è ancora comunque sia ben chiaro. Gli anticorpi antisclerostina è stato visto che stimolano comunque le rigenerazioni nelle parodontopatie importanti per cercare di salvare il dente.
altra cellula del tessuto osseo è proprio rappresentata appunto dall'osteoclasta. Per quanto riguarda l'osteoclasta, man mano che l'osso cresce, appunto, l'osso neoformato deve essere appunto rimodellato nella forma. Quindi devono essere scavati i canali di Ewers e di Folkman da parte proprio degli osteoclasti. E quindi l'osteoclastogenesi richiede un contatto, diciamo così, diretto tra, diciamo, le cellule stromali e gli osteoblasti, e preosteoblasti e i macrofagi, attraverso l'interazione tra il recettore di superficie RANK con il suo controrecettore ligando RANK-L. Ovviamente, c'è proprio una bilancia, tra RANK-L e l'osteoprotegerina, fondamentalmente, molto importante. Infatti, le cellule stromali e gli osteoblasti producono fattori solubili, e per interrompere l'attività dell'osteoclasta è necessario bloccare proprio il legame RANK-RANK ligando tramite proprio l'osteoprotegerina prodotta dagli osteoblasti. Infatti, lega il RANK-L, ne diminuisce la disponibilità per RANK e quindi è un segnale di stop per la degradazione ossea. Il RANK-L è anche attivato dai linfociti T. Il rapporto RANK-L-osteoprotegerina può essere alterato però da patologie ossee in soggetti con metastasi ossee, osteoporosi, parodontopatie in soggetti anche che assumono bifosfonati. L'elevata produzione di RANK-L infatti va a ridurre la densità minerale a livello dell'osso trabeculare corticale e farmacologicamente si può modulare questo segnale RANK-L-RANK-ligando mediante anticorpi monoclonali che inibiscono il RANK ligando, come per esempio il denosumab, che mima l'azione dell'osteoprotegerina. Gli osteoclasti non sono cellule del tessuto osseo, ma si formano solo quando l'osso deve essere riassorbito. Finito il loro compito, migrano in un altro sito dove la loro azione è richiesta, oppure vanno incontro proprio a un processo di apoptosi. Il denosumab viene utilizzato proprio in diverse patologie dal punto di vista odontoiatrico, è un farmaco che potrebbe potenzialmente provocare osteonecrosi nel momento in cui vengono appunto effettuati specifici interventi chirurgici, fondamentalmente. Ovviamente l'osteoclasta dapprima ha una fase inattiva, poi ha una fase di transizione in cui inizia ad emettere i suoi pseudopodi di membrana e poi una fase attiva in cui diventa polarizzato e va a riassorbire appunto l'osso. Riassorbimento dell'osso che richiede appunto degli scambi ionici specifici fondamentalmente. Il rimodellamento osseo dura da 3 a 6 mesi, di cui 3 settimane sono necessarie per la degradazione, mentre le restanti per formare nuovo osso. Quindi in 3 settimane si rimuove il vecchio osso e poi se ne forma nuovo. Ed è dovuto proprio a osteoclasti nel fronte avanzante e osteoblasti nella coda, disposti in strutture anatomiche dette unità multicellulari di base, racchiusi da cellule che creano una struttura a baldacchino, definendo il cosiddetto compartimento del rimodellamento osseo. Ed è quello che accade proprio, da un lato c'è la posizione, dall'altro c'è il riassorbimento, è quello che accade proprio come meccanismo quando si spostano per esempio gli elementi dentali col trattamento ortodontico. L'attivazione del rimodellamento osseo prevede la formazione di microcrack, proprio perché c'è un fisiologico carico a cui vengono sottoposte le ossa, proprio per impedire delle fratture profonde. E gli osteociti delle zone attigue esprimono alti livelli di RANK ligando e bassi livelli di osteoprotegerina, mentre quelli più lontani fanno l'esatto contrario. Poi c'è il riassorbimento, in cui gli osteoblasti secernono le metalloproteinasi che degradano l'osteoide, esponendo, diciamo, vari siti per il fissaggio degli osteoclasti. Poi c'è l'inversione, cioè dopo il riassorbimento le lacune sono coperte da collagene, che viene rimosso da cellule mononucleate. E poi c'è infine la formazione, cioè le cellule staminali mesenchimali differenziano gli osteoblasti che secernono l'osteoide. E poi c'è la fase di termine, quando diciamo c'è una pari quantità di osso che è stato riassorbito e poi anche sostituito. Per quanto riguarda il processo di ossificazione, viene influenzato dal paratormone, dal RANK ligando e da tantissime altre sostanze, tra cui anche gli ormoni sessuali che permettono il ricambio scheletrico in vivo, sono prodotti nella pubertà dalle gonadi. Gli estrogeni, per esempio, sono un freno al riassorbimento osseo. Ovviamente la crescita di osso è notevole fino ai 20 anni, dopo i 40 anni inizia il declino. Nella donna è causato soprattutto da un crollo dei livelli ormonali, ma l'ossificazione è anche regolata per esempio dai glucocorticoidi, che
Perché il cortisone e il cortisolo svolgono effetti negativi sull'osso. Spesso nei soggetti che effettuano infatti terapie cortisoniche per più di un mese, i medici non danno un protettore per l'osso come un bifosfonato, una vitamina D, uno ione calcio, un'antiranchelle, eccetera, eccetera. Il cortisone infatti induce riassorbimento, causando appunto osteoporosi, e in questi casi la terapia prevede la somministrazione di bifosfonati per via endovenosa. Inizialmente si pensava che i bifosfonati causassero appunto osteonecrosi. In realtà si è rivelata una bufala secondo alcuni, perché non sono le dosi del bifosfonato a causare un'osteonecrosi, ma le dosi di metastasi ossee di pazienti oncologici che assumono per via endovenosa bifosfonati per evitare appunto lo sgretolamento del cranio a causa del tumore. Solo in pazienti oncologici che assumono bifosfonati sono state rilevate delle importanti necrosi, ma in pazienti non oncologici che assumono bifosfonati, per esempio per curare una semplice osteoporosi, non si è riscontrata in casi importanti un'osteonecrosi mascellare o mandibolare. Tuttavia ci sono dei trigger che potrebbero indurre estrazioni dentali, impianti, traumi. Con una corretta profilassi, ovviamente il problema viene risolto. Cioè, alla fine quello che io voglio dire è appunto che comunque sia, in realtà per gli ortopedici questo problema non si pone delle osteonecrosi da bifosfonati, e loro, se devono mettere una protesi d'anca, per esempio, il paziente già assume bifosfonati, loro gli dicono di aumentare molto spesso anche la dose, per favorire una migliore osteointegrazione della protesi dell'anca. Ma questo vale a livello ortopedico, proprio perché le ossa che trattano gli ortopedici sono inguainate all'interno di fasci, cute, eccetera. Mentre a livello odontoiatrico, dove il cavo orale è un ambiente clean contaminated con la sua flora microbica orale, ovviamente, il tutto cambia drasticamente. E quindi anche con una banale estrazione in un paziente che potrebbe anche assumere dei bifosfonati per os, cioè per bocca, fondamentalmente, anche a seguito di una banale estrazione, il paziente lo assume anche per una semplice osteoporosi, in alcuni casi si potrebbe anche avere l'osteonecrosi, quindi comunque bisogna sempre prestare molta attenzione in generale, perché c'è il trigger normale, cioè spontaneamente non viene l'osteonecrosi in un paziente che assume bifosfonati per una banale osteoporosi solitamente, però se c'è un trigger potrebbe innescarsi. Potrebbe venire spontaneamente invece in un paziente che assume bifosfonati endovena o intramuscolo, potrebbe appunto esserci, potrebbe verificarsi un'osteonecrosi delle ossa mascellari, che è molto pericoloso. Però di questo argomento non voglio più continuare a parlare, perché appunto sono già andato fuori tema. Scusate, infatti, il pippone e quindi l'excursus dall'argomento dell'osso, però era comunque un concetto clinico che si collega. A me piace molto fare, diciamo, dei collegamenti. Però adesso, se siete interessati su questo argomento, potete proprio andare a vedere dei video specifici che ho fatto sull'osteonecrosi, e quindi sui pazienti a rischio, praticamente, dove parlo molto bene di tutta la problematica dell'osteonecrosi. Però, tornando appunto all'ossificazione, stavamo parlando di tutte quelle varie sostanze che possono influenzare l'ossificazione, quindi abbiamo detto anche i glucocorticoidi che la influenzano in senso negativo, abbiamo detto il paratormone, abbiamo detto gli ormoni sessuali, poi c'è anche l'ormone della crescita, la calcitonina per esempio, i linfociti T per esempio, il tessuto adiposo bruno, gli ormoni tiroidei, l'insulina, o anche le vitamine, la vitamina A, C e D. Ovviamente tutte queste sostanze regolano l'ossificazione, quindi questo ci fa capire quanto possa essere complesso il processo di ossificazione. Ovviamente tutte queste vitamine agiscono in senso positivo sull'ossificazione. Ossificazione che, come possiamo vedere in questa diapositiva, può essere di due tipi: possiamo avere un'ossificazione diretta o anche un'ossificazione indiretta. Quella diretta fondamentalmente si dice anche ossificazione membranosa fondamentalmente. Quella invece indiretta parte dal mesenchima, che si trasforma in cartilagine e poi in tessuto osseo, ed è tipica proprio delle ossa lunghe fondamentalmente. Poi c'è anche un altro tipo di ossificazione che è chiamato ossificazione mista o mantellare. Quest'ultima è specifica del corpo della mandibola, cioè l'osso in formazione si modella attorno ad un abbozzo cartilagineo a ferro di cavallo, che è la cartilagine di Meckel, che svolge un'azione di induzione alla differenziazione in senso osseo del mesenchima circostante. Per questo motivo è chiamata ossificazione mista.
E la cartilagine, a differenza dell'ossificazione diretta, non si ossifica, ma viene circondata da tessuto osseo e degenera, involve, e tutto quel vuoto che rimane poi viene riempito e colmato da tessuto osseo. Quindi questa è quella mista, poi c'è quella indiretta che avviene per interposizione fondamentalmente di cartilagine e poi c'è quella diretta, dove appunto avviene direttamente con l'apposizione di osso senza l'interposizione di cartilagine. Bene, con questo video sul tessuto osseo, che comunque era molto complesso, ho terminato. Adesso nel prossimo video che vi farò parleremo del sangue come tessuto, appunto.